Qualche esempio di Cristo è stato seguito dall'animo cristiano, ma non la pietà per il lebbroso. Perché? L'ho chiesto a Raoul Follereau. È un cattolico francese che fu avvocato, scrittore e giornalista. Oggi gira il mondo per scongiurarci di credere che la guarigione di un lebbroso, se lo curassimo in tempo, ci costerebbe 2500 lire. Quali esempi di Cristo sono rimasti nell'animo umano e nell'animo del cristiano? Vorrei proprio saperlo. 2000 anni fa Cristo diede al mondo principi di vita, esempi di vita. Aprì una strada, ci invitò a seguirlo. In quanti l'abbiamo seguito? Vogliamo chiedercelo? In realtà, per quel che riguarda i lebbrosi, in tutti quei paesi dove abbiamo lungamente predicato, dove Cristo l'abbiamo mostrato a forza di riti, di gesti e vecchie abitudini, anche in quei paesi i lebbrosi sono ancora uno scandalo. Dobbiamo solo a qualche centinaio di missionari, religiosi e laici, a Schweitzer e a pochi altri, se lo scandalo non è totale. Signor Follereau, lei chiese ad Eisenhower e a Malenkov che le dessero ciascuno un aereo da bombardamento. Perché? Guardi, avevo calcolato, forse era un'ingenuità, non posso negarlo. Avevo calcolato che con il prezzo di due apparecchi, di due aerei da bombardamento, si sarebbero potuti acquistare tutti i solfamidici occorrenti per curare tutti i lebbrosi del mondo. Due aerei soltanto. Allora avevo scritto a Mosca e a Washington, che importanza ha? Uno di voi due ha detto, io ho 100.000 aeroplani e l'altro, io ne ho altrettanti. Due aerei di meno, ho detto io. Gli anni sono trascorsi e ben presto i famosi B-52 sono caduti in disuso. Non volano abbastanza alti, né abbastanza veloci, non uccidono con sufficiente sicurezza. E un giorno ho ritrovato in un recinto di demolizione 96 aeroplani B-52 e li ho guardati. Ce n'erano due ancora cromati. Sembravano ancora in buono stato, ancora in grado di volare. E mi sono detto, guarda, i miei due. Con il loro prezzo si sarebbero potuti curare i lebbrosi di tutto il mondo. Adesso i due uomini di Stato sono in pensione e ho pena per loro perché non si sono portati nella loro solitudine un meraviglioso ricordo. Una volta ne parlai a Schweitzer, a Lambaréné. Se Cristo tornasse, mi disse, chinerei la testa. Questo è l'approdo di Lambaréné, nella Repubblica del Gabon, un tempo colonia equatoriale francese. Albert Schweitzer vi giunse nel 1913, risalendo il fiume che si chiama Ogowé. Cominciò qui una storia che presto le enciclopedie aggiorneranno, non solo perché il granddottore ha già compiuto 90 anni, ma perché qualunque storia, per limpida che sia, va scritta sempre dopo. E quella di Schweitzer è una storia a cavallo fra due secoli e due tipi di umanità divisi da un'idea ogni giorno più distante del mondo e dell'uomo. Non sono venuto qui per ammirare un monumento, ma per vedere con i miei occhi, fin dove ne sarò capace, come e perché è stata spesa una vita così singolare e così esposta ai più vari e talvolta opposti giudizi. Una vita, se non è stata fraintesa, ormai lontana da noi e irrimediabilmente perduta per quel che oggi ci serve. Oppure una vita, se non è stata fraintesa, ancora ricca di qualche esempio. Tutto il mondo ha parlato dell'ospedale che Schweitzer ha costruito nella foresta con le sue stesse mani, fino a quel giorno famoso per avere suonato Bach sull'organo come forse nessun'altra mano. Non volevo un ospedale che andasse in su verso il cielo, ma stesse giù sulla terra, disse una volta. E sta sulla terra, difatti, con tutta la sua gente. Se la moglie è ammalata, qui lavora il marito. La sorella lavora per il fratello, il parente per il parente, l'amico per l'amico. Questo che vedete, vi piaccia o no, disse una volta, è il mio ospedale. Questa che vedete, e spero piaccia a Dio, è la mia religione.
La terra, disse un'altra volta, va ripagata dalla sua pazienza avendole fiducia, rispettandola. Per questo forse non l'opprime con l'asfalto o con le pietre. La gente qui tenga i piedi sulla propria natura e non si divida da essa. E quanto all'acqua ci sono le piogge, e quanto alla luce ci sono il sole e la luna. Quanto poi alle persone, c'è un villaggio senza mura di cinta dove il lebbroso non si annuncia con la campana, dove si mangia con il lebbroso come Cristo nella casa di Simone. Questi vicoli più recenti sono nati con il denaro del premio Nobel, aggiunto al denaro che gli amici di Lambaréné raccolgono qua e là nel mondo. È uno scandalo, è stato scritto, che nessuna povertà potrebbe giustificare, neppure quella certissima di Albert Schweitzer. E Schweitzer ha risposto: c'è qui una ricchezza che forse non riuscite a vedere perché ne siete già ricchi. Ed è la libertà, anche per un lebbroso, di vivere. Fra le cose edificanti che Schweitzer dice, sorvolando con straordinaria innocenza sul suo ospedale, ve n'è un'altra. C'è un'acqua che prima o poi ripulisce tutto, ed è quella che scorre nelle pagine del Nuovo Testamento. Ciò che Schweitzer dice si schiude sempre in un solenne abbandono alla volontà della natura, una natura materna, nutriente, capace solo di amore. All'uomo resta il dovere di un umile transito su questa terra, e il diritto di possederla vale quanto il dovere di rispettarla. Solo così attraverseremo la nostra vita come se camminassimo tra le spalle calde e fedeli di un fiume. Poiché altre esistenze partecipano della mia, dice ancora Schweitzer, io mi confondo con l'umanità e le do quel che ricevo. Il rispetto della vita sta in questo equilibrio. I voti di pietà, gli hanno risposto, non bastano. E Schweitzer: io non elargisco l'amore. Io, al contrario, lo chiamo, lo raduno, lo faccio vivere per quel che posso. Non c'è nulla di eroico in ciò. Eroico, per il gran dottore, è solo l'esempio di Cristo. A noi spetta soltanto di realizzare interamente la nostra misura umana. È un gesto di orgoglio, continua Schweitzer, voler ridurre Cristo alla nostra misura, abbassandola al livello dell'uomo comune. Ecco perché ha sempre respinto le immagini di Cristo operaio, di Cristo negro, di Cristo lebbroso. Con il sentimento e con la psicologia non si descrive Cristo, ha ammonito. Occorrono una pura ragione e una pura fede. Se l'uomo scompare, sembra dire, neppure un Cristo diminuito, un Cristo umanizzato può sopravvivere. Ma all'uomo com'è, gli si obietta, com'è anche in queste immagini, occorre un Cristo che mangia ancora nella casa di Simone. Occorrono dei cristiani capaci di sconvolgere, di rovesciare la vita. Cristo è l'esempio, risponde Schweitzer. Sta in noi seguirlo, dal momento che ci precede. Non ama i bambini più degli animali, hanno scritto. Ma neanche me stesso, ha risposto Schweitzer. Io amo tutto ciò che vive e che fa vivere. Per il gran dottore camminiamo tutti dentro le spalle del fiume. Il greto è l'unica strada. In questi vicoli, ha aggiunto, c'è più vita a saperla vedere che nella quinta strada. Si ostina a dire che questo non è un villaggio di fantasmi, che questa non è la solitudine dei reietti. Dice che alla base di questo silenzio c'è una dimensione spirituale che a noi sfugge.
e quando il villaggio si rianima, dice che questi passi vanno dietro a qualcosa, mentre i nostri ci portano non sappiamo dove. Alla punta dei piedi. È un modo per non dimenticare chi siamo, la misura del nostro. Il protestante più critico del protestantesimo liberale, uno fra i cristiani più aristocratici e francescani del tempo d'oggi, il filosofo pervaso di umanesimo e tuttavia in ritardo sulla storia dell'uomo,
è una storia di prodigiosi dilemmi. Qualcuno sostiene che la sua è una predicazione di natura ascetica. L'accusano di essere un benefattore provvidenziale, di rimanere chiuso nel suo esemplare caso umano, di non capire una solidarietà applicata con metodi più scientifici. Un mistico, insomma. Anche ciò che è mistico, animandosi, può diventare azione. Non credo al misticismo chiuso in se stesso, al misticismo che si contempla. Sono quindi convinto di essere un mistico, ma un mistico capace di agire. C'è sì un misticismo medievale che rinuncia a capire il mondo, ma ce n'è un altro invece in grado di raggiungere e affermare valori etici, secondo il quale tutto ciò che esiste intorno a noi è vita e volontà di vivere. Le hanno rimproverato di sentirsi fratello, ma fratello maggiore dei negri, di amarli, ma nel loro ambiente, di soccorrerli, ma in nome della sua morale, della sua religione, della sua filosofia, cioè predicando. È vero ciò? Quando ho detto loro sono vostro fratello, ma un fratello maggiore, non ho voluto affermare così semplicemente un principio di superiorità, ma prendermi invece sulle spalle il peso, come ritenevo indispensabile, di una mia responsabilità. Quando chiesi di aiutarmi a costruire l'ospedale nella foresta, mi servivano le loro braccia e dovevo mostrarmi sicuro di avere il diritto di chiedere il loro aiuto. Innalzai le pareti del primo capannone, ricoverai i primi 16 malati, poi spedii i loro familiari a far legna per costruire i letti. Lei ha tante volte parlato di volontà di vita e di rispetto della vita. Potrebbe trattarsi di uno stesso pensiero. Ma nei confronti di ciò che è ingiusto e assurdo e che occorrerebbe aggredire e sconvolgere, qual è il suo atteggiamento? Quando ho pronunciato questa frase che lei mi ricorda, ho inteso dire che la nostra volontà di vivere in sé sacrosanta deve tuttavia rispetto ad ogni altra vita, per infima che sia. È questo che pensavo e che penso. Dottor Schweitzer, lei è qui l'esempio di una civiltà che ha rispetto dell'uomo e che pretende di insegnare questo rispetto. A un cannibale che le chiedesse perché, dopo essersi ammazzati in guerra, non compiamo l'unico atto razionale, cioè quello, dopo tutto, di mangiarci, che cosa risponderebbe per giustificare la sua civiltà? Non pretendo di potermi giustificare di fronte a un cannibale, né a nome mio personale e neppure a nome della mia civiltà, della nostra civiltà. Direi al cannibale che anche noi, a modo nostro, ci mangiamo null'altro. Ecco, tra la mia origine e il mio grado di civiltà c'è una storia che comprende anche il cannibale e che riguarda tutti. E che cosa direbbe a un africano che le chiedesse: perché ancora oggi venite qui per educare i nostri spiriti, voi che non riuscite ancora a mettere pace nei vostri? Voi che da quando ci conosciamo avete firmato 6.000 trattati di pace e quindi avete combattuto 6.000 guerre. Mai un indigeno mi ha messo in questo imbarazzo. E credo che balbetterei, saprei dirgli solo questo: prendi intanto la pace che ti porto. Si vorrebbero dire e fare durante la nostra vita tante cose giuste al tempo giusto. Spesso con vergogna ho mormorato sopra una tomba parole che avrei dovuto saper dire quando ancora, forse, sarebbero state capite. La vera lebbra del mondo è quella di non saperla curare in tempo. Lei sembrerebbe al di fuori o al di là dei bisogni razionali e indilazionabili dell'uomo. Ma in quale misura le rivolte sociali, le idealità aggressive, hanno collaborato per una migliore sorte dell'uomo? È una domanda per provocarmi, ma io non so risponderle. Per mancanza di esperienza o di vocazione, se preferisce. Credo in ogni caso che una volontà aggressiva, per essere utile, debba avere come principio e come fine una sicura forza di amore. Si dice che lei abbia costantemente rifiutato un ospedale più moderno, con tutti i suoi vantaggi. Perché? Forse perché non voleva turbare il senso di questa specie di repubblica evangelica dell'Ogowé? Nessuno di colpo mi ha offerto un ospedale più moderno, quindi non ho potuto rifiutarlo. Nessuno del resto
avrebbe potuto offrirmi un ospedale moderno e nello stesso tempo adatto a questi luoghi, a questa gente. Cioè, le faccio un esempio, un ospedale che fosse anche munito di telefono non servirebbe. Se il malato muore o guarisce, non saprei quasi sempre dove e a chi telefonare. Ma se è venuto qui portando tutto con sé, dai parenti agli animali, continua a vivere la sua vita, se vive, e muore come è a casa sua, se muore. Ecco perché non serviva un ospedale a sei piani, ma serviva invece un villaggio, tante case e tanta gente confusa insieme. Una società di malati come ci sono le società dei sani. Su questa terra, lei lo vede, fanno ancora luce il sole e la luna. Qui si vive dentro la natura e grazie ad essa. Noi, con la nostra civiltà, dottor Schweitzer, stiamo andando sulla luna. Ma secondo lei, in realtà, dove andiamo? Non sarà la civiltà a sbarcare sulla luna, ma il nostro orgoglio. Non potrebbero del resto sfuggire alla gravità della Terra le innumerevoli cose assai pesanti che qui ancora dobbiamo risolvere. In quest'epoca tutta votata ai miti dell'intelligenza, quale altra parte dell'uomo va perdendosi? Posso risponderle che il destino dell'uomo è quello di diventare sempre più umano. Sembrerebbe a prima vista un programma addirittura superfluo, come se questo destino fosse una fatalità. E invece siamo lontani da noi stessi almeno quanto siamo lontani da Dio. E come riuscirà l'uomo a diventare più umano? Io ed Einstein ci volevamo bene. Fu lui a spiegarmi quale immane disastro l'umanità stava confezionando con le sue mani. Ho fatto delle conferenze qua e là nel mondo, impressionando qualcuno, convincendo nessuno forse. Come i due famosi aeroplani di Fullerot, le mie parole sono già finite in mezzo alla roba vecchia. C'è un'acqua, lei ha detto, che prima o poi ripulisce tutto. È contento della sua vita, di come l'ha spesa sul Logogue? Una vita va spesa in ogni caso e vorrei che la mia fosse stata spesa prima di tutto e poi possibilmente spesa bene. Dite pure delle mie manchevolezze, vi esorto a farlo. Se finalmente non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno, non diremo mai per intero la verità. Dobbiamo essere indignati per quello che succede in Africa, perché è innanzitutto e soprattutto un'ingiustizia di cui noi nord del mondo, noi paesi industrializzati, siamo in gran parte responsabili. Questo non lo dico perché voglio fare il terzo mondista, come qualcuno potrebbe pensare. Questa è la realtà dei fatti, che mette in discussione le politiche dei nostri governi occidentali, che mette in discussione le politiche dei cosiddetti G7, dei grandi paesi che dettano le regole del gioco dalle grandi capitali, da Washington, da Parigi, da Londra, da Roma. La verità è che se c'è l'AIDS in Africa, o se addirittura scoppia un'epidemia terribile come quella di Ebola, o se ci sono milioni di persone che vivono in condizioni subumane nelle baraccopoli delle grandi capitali africane, penso a Nairobi, penso a Lagos, ad Abidjan, è perché ci sono ingiustizie che queste persone subiscono quotidianamente. Vengono privati spesso delle loro materie prime. Le loro economie sono economie di seconda classe. È gente che ha delle grandi potenzialità, che ha delle grandi ricchezze interiori. È gente che ha una grande ricchezza anche a livello culturale. Ma tutto viene disprezzato. Noi guardiamo al povero dall'alto verso il basso, con l'atteggiamento, lo dico da missionario, del ricco Epulone nei confronti di Lazzaro. Facciamo cadere dalla mensa le briciole e ci laviamo la coscienza mandando le offerte. Ci laviamo la coscienza mandando ogni tanto qualche vagonata di derrate alimentari per sfamare questa gente nelle situazioni di emergenza. Ma non ci rendiamo conto che il discorso è molto più profondo, riguarda proprio la spartizione della torta. Il nostro mondo è un mondo ricco. Cosa succede? Che purtroppo ai poveri lasciamo le briciole,
una fettina stretta stretta, il resto